Paese, provincia di Treviso. Marianna è una ragazzina di 18 anni. Vive con i suoi genitori e suo fratello Giorgio, di un anno più piccolo. Ha un passato molto triste. È originaria della Bulgaria, dove fino al 2002 ha vissuto con suo fratello in un orfanotrofio. Poi sono arrivati i coniugi Cendron, Piero ed Emilia, li hanno adottati entrambi. I due bambini hanno subito terribili maltrattamenti in orfanotrofio. Marianna ne è rimasta fortemente segnata e per questo ha sempre avuto nei confronti di suo fratello un atteggiamento estremamente protettivo, quasi materno. Ha raccontato ad una sua insegnante il suo passato difficile in Bulgaria. Ricorda di aver subito parecchi soprusi. Ricorda di aver patito la fame e anche la figura di una donna che ogni tanto andava a trovarla, le comprava il gelato, la portava un po' a giocare al parco e poi la riaccompagnava in orfanotrofio. Probabilmente si tratta della sua vera madre, della quale poi non ha più avuto notizie. Una volta in Italia, i coniugi Cendron cercano di non fare mancare nulla a Giorgio e Marianna. La ragazza sviluppa una passione per lo sport, si distingue anche per le sue capacità atletiche, pur essendo una ragazza fisicamente molto esile. Ha solo 14 anni Marianna, quando nella sua vita si insinua una figura sinistra. È Renzo Curtolo, un vicino di casa di 40 anni. Vive da solo, è separato e ha dei figli dell'età di Giorgio e Marianna che non vivono con lui. Renzo invita spesso i due ragazzini a casa sua a giocare a carte. Spesso, quando Marianna non risponde ai suoi messaggi perché non ha credito, si offre di farle la ricarica. Li va a trovare anche quando Piero ed Emilia non ci sono. Un paio di volte, rientrando, trovano Marianna seduta sulle ginocchia di Renzo. Mamma Emilia si arrabbia tantissimo e glielo dice chiaramente. «Renzo, stai fuori dalla nostra famiglia, pensa alla tua famiglia e ai tuoi figli». Ma l'uomo sostiene che tra lui e Marianna ci sia un'innocente amicizia, del resto all'età di sua figlia. Aprile 2012. Marianna da qualche tempo ha problemi con il cibo. Non vuole ammetterlo, rifiuta le cure. Per questo ci sono spesso delle discussioni, soprattutto con la mamma. In diverse occasioni viene anche ricoverata in un centro specializzato in disturbi alimentari. Marianna non vuole ammettere di avere un problema, non vuole entrare in clinica. Prima dell'ennesimo ricovero scrive una lettera ai suoi amici nella quale dice: «Purtroppo con la malavoglia devo andare stamattina a Parma in un altro centro, uffa. I miei dicono che è per farmi curare, che lo fanno per il mio bene, ma io la vedo diversamente. Evidentemente le mie parole non valgono nulla». Comunque è una questione di poco, perché il 27 novembre divento maggiorenne e mi autodimetterò. Andrò via di casa e non so se frequenterò la quarta superiore o andrò in cerca di un lavoro. In una di queste occasioni, mentre Marianna è ricoverata, Renzo va a cercarla a casa e mamma Emilia gli ribadisce che deve lasciarla in pace, che Marianna è minorenne e che non sta bene. I genitori avvertono anche la clinica, non vogliono assolutamente che Renzo vada a trovarla, ma lui, nonostante il divieto, riesce a raggiungerla. Al compimento dei 18 anni, Marianna dice a suo padre che non vuole più frequentare l'istituto alberghiero, anzi, gli dice che non vuole più studiare, che vuole cercarsi un lavoro. Suo padre la aiuta, le trova un lavoro a Castelfranco Veneto, nel ristorante del Circolo del Golf. Marianna non ha esperienze lavorative, ma è molto determinata e ha voglia di imparare. Viene assunta come aiuto cuoco. Per andare al lavoro, che dista 20 chilometri, Marianna prende l'autobus, il numero 6, col quale raggiunge il capolinea. Lì, con la sua vecchia bicicletta che lascia tutti i giorni legata ad un palo, raggiunge il ristorante. Nel gennaio 2013, Marianna ha l'ennesima discussione con sua madre a causa dei suoi problemi col cibo. Dice che vuole andarsene di casa. Questa volta non accoglie l'aiuto del padre, che le ha addirittura trovato un piccolo appartamento vicino al lavoro. Rifiuta l'ospitalità offertale da una collega e anche l'aiuto del suo fidanzatino Michele, che le dice che se vuole può stare per un po' di tempo dai suoi genitori. Michele è un ragazzino di 17 anni, va ancora a scuola a Castelfranco Veneto, dove lavora Marianna. Lui alloggia in un convitto che si trova a poca distanza dal ristorante. Il venerdì sera torna a casa dai suoi genitori. Si conoscono da tempo, ma la loro storia è iniziata in estate. Il mercoledì, giorno in cui il convitto è meno sorvegliato, Marianna raggiunge Michele e trascorre la notte con lui. È già successo 3 volte. Dunque, la ragazza, che ha raggiunto un punto di rottura con i suoi genitori a causa delle continue discussioni sul suo stato di salute, invece di andare a vivere da sola,
invece di andare a vivere con la sua collega o di accettare l'aiuto del suo fidanzato, prende una decisione assurda. Il 31 gennaio, Marianna va a vivere a casa di Renzo, il vicino, ormai 45enne, che vive a 200 metri da casa dei suoi genitori. Probabilmente Marianna non se la sente di abbandonare definitivamente suo fratello e quindi decide di rimanere a casa di Renzo, vicino ai suoi. Prima di lasciare casa dei genitori, Marianna scrive un post su Facebook che fa preoccupare molto la sua amica Sara. Dice che vuole salutare tutti perché per un po' non avrà un PC a disposizione e aggiunge che per lei le cose si mettono male. Mercoledì 7 febbraio 2013 è l'ultimo giorno in cui si hanno sue notizie. Quel mattino piove. Renzo l'accompagna in macchina alla fermata dell'autobus. Marianna arriva al ristorante. Intorno alle 18 finisce il suo turno di lavoro e lascia un biglietto al cuoco, che è anche il titolare del ristorante. «Per Giuseppe, la pastella è in cella e anche la faraona cotta. Il brodo non è salato, le galline sono già dissossate. Io e Giacomo abbiamo fatto i biscotti alla cannella, alle mandorle e al cocco. Li trovi in alto sopra il congelatore. Ciao, buon lavoro, a domani, Marianna». La ragazza è molto precisa e meticolosa. Da quel messaggio non sembra che debba andarsene. Scrive «a domani». Poi va al piano di sopra del ristorante dove c'è un divano e decide di riposare un po'. Intorno alle 17.45 Renzo aveva chiamato il ristorante e aveva chiesto di lei. Era stata una collega di Marianna a rispondere. La ragazzina aveva preso il telefono ed era andata a parlare con Renzo in un'altra stanza. Al ritorno ha raccontato alla collega che l'uomo che l'ha chiamata è la persona che la sta ospitando, un amico. Alla collega Marianna dice anche che quella sera andrà a dormire da Michele. Renzo dice di averla chiamata per assicurarsi che stesse bene dal momento che al mattino aveva un brutto colorito. Stranamente però non la chiama al cellulare. Dice che siccome Marianna non rispondeva al telefono, l'ha cercata sul fisso del ristorante. Ma dai tabulati del telefono di Marianna quella chiamata non risulta. I colleghi dicono che non era la prima volta che l'uomo la cercava sul fisso. «Ricordo con precisione», dice una collega, «che Renzo ha chiamato anche il 13 o il 14 febbraio, tra le 17 e le 19, per cercare Marianna». Il 13 febbraio è un mercoledì, giorno in cui Marianna ha raggiunto Michele per dormire da lui al convitto. La collega continua. «Ricordo che Renzo mi chiede se Marianna sia venuta al lavoro in bici o con l'autobus. Un'altra volta ha voluto sapere se Marianna fosse ancora al lavoro o fosse già andata a casa». Quel giorno Marianna ha detto a Renzo che sarebbe andata a dormire da Michele. Prima di uscire, incontra il titolare, lo saluta e va via. Alle 19.15, mentre si trovava ancora al ristorante, Marianna aveva anche telefonato a Michele dal telefono fisso. Dice di averlo chiamato dal fisso perché ha problemi con il suo cellulare. Si sono dati appuntamento tra le 20.30 e le 21 fuori dal convitto. L'appuntamento l'avevano già preso il sabato precedente. Alle 19.15 Marianna chiama Michele per dargli conferma. Michele la aspetta, ma Marianna non arriva. Il giorno dopo la ragazza non si presenta al lavoro. La sua collega prova a chiamarla, ma il cellulare è spento. I documenti di Marianna insieme alla sua tessera sanitaria, una collanina d'argento e 65 euro sono rimasti a casa di Renzo. Lui racconta che la mattina Marianna avesse con sé uno zaino azzurro e che avesse anche con sé un'altra borsa con dentro i profumi, dice, le cose per fare la doccia. Alle 22 Michele aveva chiamato Renzo, del quale aveva il numero per le emergenze. Gli chiede se sappia qualcosa di Marianna. Renzo dice: «Ma come? Non doveva venire da te?» Renzo dice agli inquirenti di aver chiamato Marianna fino all'1.40 e dice anche che i telefoni squillavano a vuoto. Dice di aver riprovato intorno alle 6 del mattino, ma i telefoni erano spenti. Già, Renzo parla di due telefoni, quello di Marianna e un altro cellulare, un telefono che Renzo le avrebbe dato da usare in caso di emergenza. Di quel telefono però la famiglia, il titolare, i colleghi, il fidanzato non sanno nulla. Intorno alla mezzanotte il telefono di Marianna
ha agganciato una cella di via Carpani, nel parcheggio di un centro commerciale, i Giardini del Sole. Perché Marianna è andata in quel luogo? Aveva forse un appuntamento con qualcuno? E perché ha confermato l'appuntamento con Michele alle 19:15 se poi sapeva che non ci sarebbe andata? Anche il telefono che Renzo dice di averle prestato, intorno alla mezzanotte, aggancia la stessa cella che ha agganciato il cellulare della ragazza e poi si spegne. Gli inquirenti parlano di allontanamento volontario. Il datore di lavoro di Marianna dice di ricordare che una volta Marianna avesse detto ai suoi colleghi di volersene andare. Un'altra collega invece, con cui la ragazza aveva molta confidenza, racconta che Marianna era contenta del suo lavoro, era brava, veniva molto apprezzata e non le aveva mai detto di voler andar via. 3 giorni dopo la sua scomparsa avrebbe dovuto ricevere il saldo del suo stipendio. Se fosse andata via volontariamente, forse avrebbe chiesto al titolare di anticiparle quei soldi. Ma non lo ha fatto. Marianna ha delle difficoltà che sono incompatibili con un allontanamento volontario prolungato. Le sue difficoltà a livello psicologico non le permettono di pianificare. Marianna cede spesso agli impulsi. Forse ha incontrato qualcuno che le ha proposto un lavoro e lei ha accettato. E forse questa persona le ha fatto del male. O magari potrebbe aver deciso di andare in Bulgaria per cercare la sua vera madre. Durante le indagini si viene a sapere che da un po' di tempo dopo il lavoro Marianna si assentasse per qualche ora. Nessuno sa dove andasse. Un giorno Michele decide di pedinarla, ma non viene a capo di nulla. I carabinieri prelevano il suo PC per cercare qualche indizio. Dopo più di un mese si fa avanti anche un'altra terribile ipotesi, quella dell'incidente stradale. Marianna potrebbe essere stata investita durante il tragitto che va dal ristorante al convitto dove Michele la stava aspettando, la strada che avrebbe dovuto percorrere, molto stretta e buia. Ma se è stata investita, se è stata uccisa, in seguito ad un incidente stradale, dov'è il suo corpo? Possibile che forse chi l'ha uccisa involontariamente, a causa di un incidente, spaventato, abbia nascosto il corpo? Oppure Marianna ha deciso impulsivamente di andarsene. Poi ha avuto un ripensamento, ma visto il grande clamore della sua scomparsa, non ha più avuto il coraggio di tornare. Proprio per questo motivo, mamma Emilia lancia tantissimi appelli a sua figlia. Le dice che non deve preoccuparsi, che può tornare a casa quando vuole e che, se non vorrà tornare a casa, lei e il padre accetteranno questa sua decisione. Chiedono soltanto che lei si faccia viva per dire che sta bene, ma Marianna non si fa sentire. Ci sono anche delle testimonianze di persone che sostengono di averla vista, di aver visto una ragazza molto somigliante a lei, in vari luoghi. Una testimonianza arriva da San Giorgio al Bosco. Il titolare di un bar tabaccheria sostiene di aver visto una ragazza molto simile a Marianna. Non era in buonissime condizioni, o meglio, non era carina come nelle foto, era molto trasandata. Mi ha chiesto delle sigarette. Alla mia obiezione, pensando fosse minorenne, mi ha risposto: «Guardi che sono maggiorenne, lavoro in un bar». Non è il solo ad averla notata. La ragazzina in questione, dopo aver preso le sigarette, sarebbe salita su una Fiat Croma ultimo modello scura. A bordo, alla guida, c'era un ragazzo giovane. Sui sedili posteriori il testimone ha notato un materasso o una branda. In quel luogo ci sono delle telecamere che purtroppo quel giorno non funzionano. Un altro testimone parla di una ragazza che vendeva quadretti dipinti su compensato. Di fronte a questa testimonianza, i familiari di Marianna hanno un sussulto, perché lei aveva dipinto diversi di quei quadretti. Le segnalazioni però non portano veramente a nulla. La procura vuole chiudere le indagini. La famiglia e i legali però pretendono che vengano fatti ulteriori accertamenti e più approfonditi su 3 utenze telefoniche: il telefono di Marianna, quello di Renzo Curtolo e l'altro telefono, quello che l'uomo sostiene di averle prestato. Quando chiedono a Michele se fosse gesoso di Marianna, lui risponde di no. «Non ero geloso di lei, sapevo che dormiva da Renzo». Renzo invece, se in un primo tempo aveva raccontato che tra lui e Marianna ci fosse solo un'amicizia, in seguito ammette che lui e la ragazza hanno avuto un rapporto sessuale.
Renzo racconta. Una sera mi trovavo in salotto a guardare la televisione. Marianna in pigiama ha iniziato a carezzarmi e mi ha detto «Sono eccitata», facendomi chiaramente capire che voleva avere un rapporto, che abbiamo consumato rapidamente sul divano. Nei giorni successivi non ci sono stati altri rapporti, ci siamo scambiati soltanto qualche effusione. Nonostante io avessi voglia di farlo, però non ne ho mai approfittato, non le ho mai proposto di avere altri rapporti sessuali. Di fronte a queste parole di Renzo, Michele continua a dire che non è possibile. No, no, non è possibile, non è da lei, lei non è una sporcacciona, dice il ragazzo. I mesi passano. Di Marianna non c'è nessuna traccia. Michele dice di non conoscere Renzo, di averci parlato al telefono soltanto la sera in cui Marianna non era arrivata all'appuntamento. Dai tabulati, però, risulta ben altro. Il 12 febbraio, 15 giorni prima della scomparsa di Marianna, Renzo chiama Michele alle 20:14 e ci parla per 20 minuti. Il 16 febbraio, alle 21:53, è Michele a chiamare Renzo. Parlano per 21 minuti. Tra i due sono intercorse 6 telefonate quella settimana. Forse sono gelosi entrambi uno dell'altro, forse si parlano per controllare Marianna, che spesso sparisce per Castelfranco Veneto e non si sa dove vada. Un giorno Michele arriva addirittura a travestirsi per non essere riconosciuto dalla ragazza, l'aggredisce alle spalle e le ruba lo zainetto. Dice che voleva controllarne il contenuto per capire dove sparisse Marianna in quelle 2 ore tutti i giorni, ma non viene a capo di nulla. I legali della famiglia di Marianna contestano le affermazioni di Renzo riguardo il telefono che lui le avrebbe dato negli ultimi 20 giorni, in caso di bisogno. In quei 20 giorni il telefono in questione è agganciato zone lontane dal luogo in cui lavora Marianna. Questo significa che non era la ragazza ad avere il telefono con sé. Dall'analisi dei tabulati, gli inquirenti arrivano ad un ragazzo, un DJ di paese che lavora a serate danzanti. Questo ragazzo e Renzo si erano conosciuti 2 anni prima e l'uomo aveva ricevuto il suo biglietto da visita. Renzo aveva memorizzato quel numero nella sua rubrica telefonica. Il 26 febbraio, giorno prima della scomparsa di Marianna, dal telefono di Renzo alle 17:19 parte una chiamata verso il cellulare del DJ. Renzo sostiene che il giorno prima della sua scomparsa Marianna avesse con sé quel telefono, ma i tabulati lo smentiscono. Il telefono ha agganciato una cella lontana da quella in cui si trovava Marianna. Renzo dice di non ricordare assolutamente di chi fosse quel numero e non sa spiegarsi il motivo di quella chiamata. Forse ho chiamato per sbaglio, non sapevo di chi fosse. C'è un altro particolare. Perché Renzo e Michele, la sera in cui Marianna non è arrivata all'appuntamento, non hanno contattato i genitori della ragazza, né per chiederne notizie, nemmeno per avvertirli della sua scomparsa? Un giorno, in cui ci sono state delle ricerche di Marianna nel canale di Este vicino a Padova, ritornando alla loro auto, i coniugi Cendron trovano sul parabrezza un biglietto. C'è scritto 27885 PD. Quel numero potrebbe essere quello di una fermata dell'autobus di Padova, ma dalle indagini non si scopre nulla di più. Ma se chi ha scritto il biglietto si riferisce a Marianna, come faceva a sapere che quel giorno i genitori si trovassero ad Este? Come faceva a sapere che auto avessero? Quel biglietto è importante o è opera di un mitomane? L'attenzione resta alta. La trasmissione Chi l'ha visto mostra un identikit di Marianna con una capigliatura diversa. Se se n'è andata volontariamente, potrebbe essersi tinta o tagliata i capelli. 27885D è anche la targa di una moto che non è più in uso del proprietario. Vengono fatte delle indagini che non portano a nulla. Mercoledì 10 aprile, una ragazza che assomiglia a Marianna sarebbe stata vista da 3 persone in un sottopasso di Porto Marghera, vicino a Venezia, un luogo appartato frequentato da senza tetto. La ragazza in questione stava annotando su un quadernetto messaggi di privati affissi su una bacheca improvvisata, persone che offrivano passaggi a buon mercato verso il Nord Europa, la Francia, la Germania e i paesi dell'Est. E Marianna?
Sta cercando di raggiungere la Bulgaria. La procura di Treviso apre un fascicolo, affidato al sostituto procuratore Massimo De Bortoli, in cui si ipotizza anche il reato di sequestro di persona. Intanto, quegli avvisi affissi sui pilastri del sottopasso di Porto Marghera vengono fatti sparire. Una misura prudenziale di quegli inserzionisti improvvisati e trasportatori abusivi, dopo la segnalazione alla trasmissione Chi l'ha visto. È apparso quasi deserto anche un piccolo accampamento, Rom, che sarebbe appunto abitato da nomadi che lavorano fra Mestre e Venezia. Chi l'ha visto e i genitori di Marianna sono riusciti a parlare con alcuni di loro. E uno dei capi del campo Rom sostiene di non averla mai vista nella zona e si dimostra molto disponibile. Dice: «Noi siamo disponibili, faremo circolare le foto di Marianna, perché quando una ragazzina di quell'età scompare in questo modo, o l'hanno rubata, o l'hanno drogata, o le è successo qualcosa». Aprile 2014. Dopo un anno, la migliore amica di Marianna decide di parlare. Si chiama Viorica Grecea. Le due si erano conosciute in prima media quando Viorica si era trasferita in Italia. È naturale chiedersi come mai questa amica di Marianna parli soltanto dopo un anno. Purtroppo, ciò che aggiunge l'amica di Marianna non fa che aumentare le preoccupazioni sulla sua sorte. Marianna le avrebbe detto: «Adesso mi allontano da te perché non voglio farti del male». Alla richiesta di giustificare un'affermazione del genere, Marianna avrebbe risposto di non poterle dire di più. Parole davvero inquietanti, lette alla luce dei fatti immediatamente successivi, che l'hanno vista svanire nel nulla. Marianna avrebbe confidato all'amica che era molto spaventata perché un uomo più grande di lei la chiamava, tormentandola in continuazione, e le aveva anche detto che alla fine, pur di liberarsene, aveva ceduto alle sue insistenze. Anche in questo caso però Marianna è stata molto vaga, al punto che si era rifiutata di parlarne con i suoi genitori, come invece l'amica le aveva suggerito di fare. L'uomo di cui parlava Marianna era forse Renzo Curtolo. Alla fine di settembre del 2016 il giudice per le indagini preliminari Umberto Donà respinge la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla scomparsa di Marianna Cendron e dispone altri 3 mesi per svolgere nuove indagini. A convincere il GIP della necessità di un approfondimento dell'inchiesta per sequestro di persona sono stati i risultati di una consulenza tecnica, riscontri che il GIP ha ritenuto fondati. Dall'accertamento svolto, dice, pur in modo sommario dal consulente delle parti offese, potrebbero emergere rilevanze in ordine ai movimenti e a presenze non del tutto conformi a quanto dichiarato da alcune persone sentite in quanto informate sui fatti. Quelle rilevanze stanno tutte nel telefonino di Marianna e nelle celle che ha agganciato il giorno precedente alla sua scomparsa, il 26 febbraio, quando suo papà l'aveva vista, intorno alle 17:45, pedalare a Paese. Il 26 febbraio, secondo il viaggio fatto dal suo telefono, Marianna non sarebbe tornata a Paese la notte, dove viveva a casa del suo vicino, ma si sarebbe fermata a Vedelago, da dove poi sarebbe ripartita il giorno dopo verso Castelfranco Veneto e lo Sporting Club, dove lavorava. Questo contrariamente a quanto dichiarato da Renzo, che aveva detto che quella mattina aveva accompagnato lui, Marianna, al lavoro, perché aveva un brutto colorito e perché pioveva. Marianna, invece, quella mattina si sarebbe diretta al lavoro da un altro paese, da Vedelago. Perché Renzo ha mentito? Dove è stata Marianna quella notte? Forse si è vista con qualcuno che non è mai stato né identificato né sentito. Secondo i legali, anche la posizione del fidanzato Michele, che quella sera Marianna avrebbe dovuto raggiungere, non è stata vagliata a sufficienza. Nel 2018, dopo tante ricerche andate a vuoto, un'altra amica di Marianna, Alessandra, che lavora come parrucchiera, si decide a parlare. «Marianna mi ha detto che sarebbe scappata in Bulgaria». Alessandra aveva conosciuto Marianna in ospedale, dove avevano trascorso del tempo insieme perché erano entrambe ricoverate per disturbi alimentari. Alessandra, a 5 anni dalla scomparsa di Marianna,
racconta che la giovane avesse manifestato il desiderio di fuggire di casa e tornare in Bulgaria, la sua terra d'origine. Quando eravamo ricoverate entrambe, lei mi ripeteva sempre che avrebbe compiuto presto 18 anni e che se ne sarebbe andata da casa, e così ha fatto. Mi aveva detto chiaramente che se ne sarebbe andata e non sarebbe mai più tornata. Marianna diceva che voleva rifarsi una vita nella sua terra di origine, la Bulgaria, nel 2019. Il caso è stato archiviato. Il 27 febbraio 2021 sono passati 8 anni dalla sua scomparsa. Il padre dice: «La speranza è sempre l'ultima a morire, finché non c'è un cadavere, per noi Marianna è viva. Mia moglie la sente viva, la sogna spesso». Giorgio, suo fratello, ha 25 anni. Ha preferito restare defilato come sempre. Tranne una volta, quando, dopo aver compiuto i 18 anni, aveva letto alla trasmissione Chi l'ha visto una lettera indirizzata alla sorella. A Marianna, Giorgio ha dedicato un tatuaggio sul braccio sinistro. C'è una scritta: Mari. Con lei legame è profondissimo. Giorgio, nel frattempo, ha trasformato la camera di Marianna in una piccola palestra. Quando Marianna torna, sposto tutto, mi rimetto di là. Anche Giorgio spera che Marianna possa tornare e continua a credere a quello che sarebbe davvero un miracolo.